Siamo in diretta, come al solito, all'opinione. Ecco, mi ha molto colpito una cosa, diciamo, che è apparsa sulla RAI con il rullo, come si dice, avete presente le scritte che vengono messe sotto durante le trasmissioni. Cerchiamo urgentemente 450 medici specializzati in pensione. Anche specializzati in pensione, se volete, venite in Campania, vi diamo un contratto. Quindi questo vi fa capire come, al di là di quello che dicono i giornali, come l'intera sanità del sud è allo sbando. Quindi il vero problema della zona rossa della Campania è che non ci sono effettivamente medici. Voi lo sapete che la Campania è la Basilicata, non la Basilicata, la Calabria, sono le uniche regioni che non fanno un bilancio sulla sanità da anni, perché chissà per quale motivo i capitali che arrivano per la sanità evidentemente vengono dispersi, ci sono troppe perdite. Usiamo questo termine tecnico. Anche la polemica della Calabria, vi ricordate che in Calabria prima c'era un commissario che ha detto che la mascherina non poteva non essere usata, un altro ha rifiutato l'incarico, quindi veramente una situazione disastrosa al sud. Pensate che nelle prossime settimane il 99% spero di avere un ragazzo del sud che è venuto a vivere qui al nord, che ci racconterà com'è la sanità a Napoli. Vi ricordate l'uomo morto in mezzo nel bagno del Cardarelli, che sarebbe l'ospedale di Napoli, Di Maio che non sa fare altro che blaterare e protestare quando non si rende conto neanche lui che è al governo e non è in opposizione, critica addirittura la sanità, bisogna far intervenire il governo, lo Stato, anzi ha detto Di Maio. Una situazione veramente raccapricciante, perché comunque la sanità del Sud si è sempre basata sulla sanità del Nord, cioè le persone quando dovevano medicarsi una ferita andavano ovviamente al pronto soccorso e cose più banali. Operazioni più importanti facevano la migrazione di massa verso gli ospedali della Lombardia, del Piemonte e del Veneto. Sicuramente quindi il Covid ha messo a nudo purtroppo questa situazione qua. È veramente assurdo che al sud si può morire in maniera così banale per una incuria dei politici fatti da anni per smantellare la sanità. Veramente da questo punto di vista un governo, perché ricordiamoci che negli ultimi 12 anni, a parte una parentesi di un anno, ha governato sempre la sinistra che ha voluto deliberatamente smantellare la sanità. E questi sono i risultati, che si riducono gli imprenditori alla fame perché non ci sono i posti letto per le persone che arrivano. E questo è, dobbiamo ringraziare la sinistra e questo bellissimo governo che abbiamo. A domani ancora per l'opinione.